E siamo al terzo e ultimo scenario del trittico del terzo capitolo. Il titolo è Il weekend interrotto nel salone del dottore. Ok, andiamo subito dal nostro morto ammazzato. Bello vedere che ci sono tanti sospettati su cui addannarsi. Buon uomo, lei è appena stato aggiunto al pannello, ok, lei ha una spada. Lei ha una spada, cioè si è infilato la spada in testa. L'uomo non respira e ha un'enorme ferita verticale sulla fronte. Iniziamo a leggere documenti? Di già? Beh, abbiamo due volti familiari almeno. Senti. Boomerang. Con del sangue, ma è il distrattore più assurdo che abbiamo visto fino ad ora, o questo è davvero stato ucciso da un boomerang? Un bottone. Senti, andiamo su quelli che conosciamo. Ah, Leopold. Il tuo piano di incastrare Pto è sublime. Ma il tuo bottone mancante è una prova più che sufficiente del fatto che sei stato tu. Agente, per favore lo porti via. Una spada pulita. Un bisturi. L'immancabile anello. Leopold. Non conosciamo un Leopold. Tutto ciò è assurdo, è vergognoso. Credevo fossi un uomo rispettabile, un uomo d'onore, Leopold. Non un agente aquitano che cerca di sabotare le nostre relazioni amichevoli, i nostri rapporti amichevoli con Lemuria e provocare un conflitto. Anche tu c'hai una spada e l'anellino dei massoni. Quindi state accusando lui. James, sì. Perché mi fa prendere il nome? James, tutto ciò è ridicolo, inammissibile. Sai benissimo che è stato ucciso da quel selvaggio lemuriano. Gli manca un bottone. Spada pulita. Senti, sembra troppo facile, quindi mi sa che questo già possiamo escluderlo dai sospettati, perché tutto punta su di lui, la cosa del bottone, quindi non è stato lui, partiamo da questo. Vediamo un po' gli altri. Che casino. Comunque puliremo il sangue via dal tappeto. Certo, le priorità sono queste, capito? L'aspetto un po' poco sobrio, questo individuo. L'asciugamano suppongo sia della servitù, come questo che... Oh cielo! Non mi immaginavo che una cosa del genere potesse accadere
nella nostra tenuta. Delle forbici da giardino, un po', cioè c'è dell'erba, insomma. Ok, questo è il giardiniere. Questo con i capelli improponibili bigodinati. Vabbè, ha rubato la sua vita, insomma, l'ha privato della sua vita in un attimo. Il dottore è un uomo furbo, perché ha capito subito che stava mentendo, insomma, ha capito le sue bugie. Quest'uomo completamente preso dall'adrenalina, quanto sbatte gli occhi. Tutti con la spada pulita, tengono sempre a precisarlo. Documento però la tieni tu in tasca. Questo sembra un gnomo da giardino. Spero che il proprietario non mi abbia notato mentre si stava piegando sull'uomo con la benda, la benda all'occhio, che stava dormendo. A volte ci metto talmente tanto a tradurre le cose che il tempo che ho finito di tradurle mi sono un po' dimenticato che cacchio ho detto nella frase. Sembra una scemenza, ma il discorso del tradurre mi ingolfa tantissimo poi nel ricollegare le cose. Spero che il proprietario non mi abbia visto mentre si stava piegando verso l'uomo addormentato con la benda sull'occhio. Un sigillo di pietra marrone. Una lastra. Lastra sigillo. Una mazza da guerra lemuriana pulita. Un box che contiene. Box ornamentale che. Beh, che contiene. Che profuma di spezie. Oh cielo, mi creda, signore. Non mi sento a mio agio ad arrestare un candidato primo ministro, ma le devo chiedere di venire con me. Agente numero 1, Arthur Coso. Senti, andiamo subito a mettere i nomi. Beh, so i vostri nomi, ma non ce li ho. Coso è la vittima? Cosa è l'arma del delitto? Il corpo è stato trovato da... Come nomi per ora ho solo Pto. Una lancia pulita. Hai pure documenti. E iniziamo a leggerli sti documenti. Iniziamo da te, dai. Il sospettato, che è abbastanza innocente. 8 maggio 1792. Ok, siamo un anno dopo. Caro amico. Intanto la lettera è da James Turner. Perché sì, il weekend interrotto nel salotto del dottore, quindi siamo a casa sua.
Adesso che le lezioni sono finite, ti invito a unirti a me in un weekend di sollazzo nella mia dimora con il caro vecchio Augustus. Non mi fa prendere sti nomi, dovrò reperirli da qualche altra parte. Il caro vecchio Augustus e altri gentlemen. Ci sarà da bere e parleremo del cosa fare riguardo la posizione da primo ministro. Per favore, dai conferma della tua presenza, dottor James Turner. Tu non hai documenti. Caro amico, a uno dei balli hai detto che ti piacerebbe incontrare qualcuno di interessante. Sto organizzando un weekend di bevute nella mia dimora e un principe dell'undicesimo clan di Lemuria sarà con noi. Ti prego di farci onore anche della tua compagnia. Dai, conferma, bla 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 bla. Ok, non per essere razzista, ma tu sei il più diverso fra tutti qui. E c'hai la mazza lemuriana. Quindi tu sei l'undicesimo principe. No, aspetta, era undicesimo clan. Principe dell'undicesimo clan. Principe undicesimo clan. Tu sei il principe dei capelli improponibili. A proposito del principino, anche tu la lettera. Come sai, caro principe, come sai, sono un amante della cultura lemuriana. Sarebbe mio piacere invitare un membro del clan Ptu, quindi tu sei Ptu, non ho capito se è nome o cognome, però lo mettiamo là, invitare per un weekend di sollazzo nella mia dimora con alcuni dei nostri rappresentanti politici. Dai, conferma della presenza e bla bla bla. Caro principe, ho sentito che sei stato invitato a una festa dal direttore della Compagnia delle Indie in persona. So che odi associarti, insomma, stare con questi invasori e ladri, ma potrebbe essere l'opportunità che cerchiamo per rivendicare, riottenere il nostro onore. Ok, c'è molta politica coinvolta a sto giro. Diamo i documenti del morto ammazzato. La lettera, le lezioni sono finite. Quindi onoriamo la tradizione, l'abitudine, e facciamo un weekend di sollazzo da me con te e Leopold per discutere la cosa del primo ministro. Unisciti a noi il 12 maggio. Ok, quindi siamo al 12 maggio, la data ovviamente, la lettera è precedente. Dai, conferma la presenza, bla bla bla. Ascolta. Le mie scuse per il contest di Strilli, insomma per le grida che ci siamo scambiati ieri.
continuiamo la nostra conversazione a mezzogiorno, Leo. Ok, quanti Leo ci sono, signor Leopold? Che manco posso mettere qua, ma va bene. Testimonianze, cioè, penso siano le confessioni, no, le confessioni, le deposizioni, l'interrogatorio. Aspetta un po', qui si apre tutto un mondo. Andiamo per gradi. Le piantine psicoattive, non so qual è la traduzione più sensata in italiano. Sintomi di essere drogati. Ok, fatemelo tradurre in modo un po' più rapido e sistemato. Sono quattro piante, quattro robe, e qui ci sono gli effetti che hanno. Io già me li sono appuntati. Tipo questo ti dà la sensazione di illusione, ti senti connesso con l'universo, robe strane. Aumenta l'appetito, singhiozzi. Questo qui dà sonnolenza e rende bianco la sclera degli occhi. E abbiamo visto che questo qui e anche lui hanno il rosa al posto del bianco. Quindi sono stati drogati con il Black Poppy. Poi abbiamo il licheno lemure, quindi già sto nome fa scattare sull'attenti. Fa iperconcentrare, ti dà l'iperfocus su qualcosa. Ti fa perdere la cognizione del tempo e ti fa venire lo sbattere gli occhi di rapido. Quindi signor Capelli Moderni è stato drogato anche lui. E questo qui ti dà una botta di adrenalina, ti fa parlare senza filtri, ti fa essere tipo coi nervi a fior di pelle, molto facilmente irritabile, e ti fa essere aggressivo, ti fa parlare senza filtri, cioè ti fa dire tutto quello che pensi. È aggressivo. Sai, questi sono fatti la riunione per bere e fumarsi forse qualche piantina del giardino e non è andata esattamente tanto bene. Manca l'arma del delitto o presunta tale. I sigilli dei 12 clan lemuriani. 3, 6. No. Sono 11. Sono 11. Questo è uguale. Lascia col coso. Senti, questi non ci mette una vita ad appuntarli. Comunque so qui. Cluedo. Allora, casa del tè. Casa degli scacchi. Campo di cricket. Letti di fiore, cioè i prati fioriti, insomma. Fontana. Anche qui flower bed. Salone, che è dove ci troviamo.
e libreria che è separata da sta porta a vetro. La libreria conduce qui, il salone conduce qui. Ok. Sherry. Una bottiglia di sherry a terra. Bicchiere di sherry quasi vuoto. E uno di sherry pieno. Ok. Quello vuoto è stato dato a lui per drogarlo e fargli commettere l'omicidio. Oh, no, ma è una droga sonnolenza. Senti. C'è troppa roba, tanto per cambiare. Iniziamo dalle cose piccole. Un cespuglio di rose. Un cespuglio di crisantemi. Una partita di cricket lasciata incompiuta, non finita, sul campo di erba. La casa del tè. Due tazze di tè che profuma di speziato, insomma. Una è quasi vuota, l'altra è non toccata. Speziato. Una è quasi vuota, una è quasi piena. Cioè, una è quasi vuota, una è non toccata. Abbastanza drogamenti vari da ste parti. La casa degli scacchi. No, aspetta, ma come? Ma come sono messi i pezzi? Ma non ha... Cioè... Sì, no, ok, ok, ma che posizioni stupidissime. Vabbè, del resto qua la gente si sta ubriacando, si sta drogando, capisco perché ste mosse strane. La fontana... Allora, Gazzetta Londinese, 11 maggio, quindi è di ieri, 1792. Chi sarà il nuovo primo ministro? Risultati delle elezioni. Partito del Nuovo Ordine, 36. Moderati, 32. Sì, questo in italiano che roba è? I fedeli? Qual è l'equivalente italiano politico di sto termine? Non lo so, i fedeli, regà, chiamiamoli così. 29. Quindi vince il nuovo partito? Sta tipo una vignetta satirica. I fedeli, che sono guidati da quello con la benda, e i moderati, che sono guidati dal morto, inseguono su creature irreali, quindi in modo irrealistico, la poltrona, mentre il party di quello con i capelli blu, siccome sono nuovi, perché è il nuovo ordine, partito del nuovo ordine, sono nati da poco, sono usciti adesso dall'uovo, quindi restano fermi come dei cretini. È carina come vignetta satirica. Il partito del nuovo ordine ha la maggioranza degli MP,
Non lo so. Ma è chiaro che i due vecchi partiti faranno una coalizione. Questo vuol dire che... Oh! Uno fra il leader dei fedeli Blanchard, che quindi è l'accusato, o il leader dei moderati Valentine, il defunto, diventerà primo ministro, lasciando Lazzaro e il suo party all'opposizione. Quindi questo non è quello coi capelli blu, che magari è un rappresentante che è stato invitato, però non fa parte della combriccola, non ha l'anello. Ok, quindi il caro vecchio Lazzaro vuole smettere di fare sti giochi in mezzo ai boschi con le maschere da Pinocchio di vecchi in crisi di mezza età che fanno i cosplay di Harry Potter, e vuole scalare il potere proprio politico. Va bene. Sì, ma sei rimasto fregato perché c'è la coalizione. E quindi loro ovviamente sono del party di Lazzaro. Quindi se uccidono uno e incastrano l'altro, so complottista o questa cosa ha senso? Sì, è da complottista, ma ha senso con i soggetti in questione soprattutto? Il tuo piano di far incastrare Pto perché è stato ucciso col boomerang. Quindi hanno incastrato lui facendo sembrare che lui voleva incastrare lui. Beh, tra l'altro questo col fatto che dice quel selvaggio... lemuriano, il lemure, è ancora più credibile. Forse però sto un pochettino bruciando le tappe. Ubicazione di tutti i sospettati quando è stato trovato il corpo. Giardiniere, il maggiordomo che è lui, il dottore che è lui, il fedele, l'accusato, generale, il giovane uomo, gli hanno messo le guance rosa tipo, ma che è, dai, il principe, principe Pto. Dove si trovavano? Senti, iniziamo a guardare sti benedetti alibi o dichiarazioni. Iniziamo da James, che è il padrone di casa. Fammi mettere già il nome. Vabbè che di loro non me lo posso dimenticare, perché sono James e Alistair Turner, e questo non mi ricordo il cognome effettivamente. Comunque sostiene che ha bevuto un bicchiere di sherry invecchiato con Blanchard nella libreria di mattino. Poi è andato nella casa degli scacchi, dove ha trovato Lord Alistair e il maggiordomo. Ha
ordinato al maggiordomo di pulire la libreria e sbarazzarsi del lo sherry cattivo. Ah, quindi qui Saur forse ha inteso che aveva un brutto sapore. Beh, perché era drogato. Sì, però tu non hai gli occhiettini strani. Quindi forse il tuo era drogato con qualcos'altro. Ma perché, scusami, se torniamo al progetto di prima, che sei stato tu a drogarlo per incolparlo e sbarazzarti di coso? Che senso ha che ti droghi anche tu? E poi dice di aver bevuto, ma non è vero perché il bicchiere è pieno. Beh, potrebbe averne bevuto un altro, ma non credo, sta cosa non è messa per cattiveria, questi sono proprio indizi per farti capire che uno ha bevuto e l'altro no. Quindi partiamo dal fatto che già stai mentendo. Ha detto al maggiordomo di pulire la libreria e sbarazzarsi dello sherry amaro. Ha passato il resto del tempo giocando a scacchi in quella partita completamente ubriaca con Alistair, fino a quando non è stato dato l'allarme. Nota bene, essendo il proprietario di casa, ha condotto gli interrogatori dei sospettati. Ma che razza di procedura è, scusami? Forse prima che arrivasse la polizia? Cioè, ma questo vuol dire che non mi posso fidare di nulla di quello che leggo? Cioè, può aver manipolato tutto, scusami. Andiamo da Alistair. Afferma che di mattina ha giocato a scacchi e ha, insomma, ha parlato col maggiordomo riguardo la sua scarsa conoscenza militare, del maggiordomo ovviamente, non di lui perché lui era generale. In un momento non meglio specificato del pomeriggio, il dottor Turner è arrivato e ha mandato via il maggiordomo per pulire la libreria, quindi sì, torna. Cioè, sto fatto torna, quadra. Hanno giocato insieme e stava per vincere quando è stato dato l'allarme. Se devo sul serio andare lì a vedere gli scacchi. Stava per vincere. Ma come ci sei arrivato col pedone qua davanti così? Ma che... Cioè, se questo è il re, è sotto scacco, ma sti cavoli. O è questo il re, questa è la regina? Beh, la regina è più bassa in realtà, quindi sì. Ma comunque, aspetta, per una mano mettiamo che Alistair e Turner, mettiamo anche che quindi loro si trovavano nella casa degli scacchi quando è stato trovato. Certo, si sono costruiti un alibi a vicenda. Andiamo da Leopold, l'accusato.
afferma che ha bevuto un bicchiere di sherry con James nella libreria e gli è venuta sonnolenza. Mentre a coso no. Mentre si stava addormentando, ha visto il lemure osservarlo attraverso la porta di vetro. Ah, intende questa o questa? Beh, comunque fa poca differenza. Si è svegliato, ha trovato il maggiordomo per terra addormentato. Ha svegliato il maggiordomo? Perché il maggiordomo dormiva? Perché è un ubriacone. Anziché pulire lo sherry, si è fatto una bevutina pure lui. Ma allora ha maggior ragione sto bicchiere. Ce l'ha bevuto lui, quindi non è il bicchiere che ha bevuto. Comunque, ubriacone. Infatti è ancora intontito, c'ha sto pensiero di pulire il tappeto col cadavere qua in mezzo. Chissà che lui non l'abbia mandato intenzionalmente, sapendo questa brutta abitudine. Cioè, è la sua servitù, conoscerà anche abitudini, vizi, eccetera, eccetera. Sai, a questo piace alzare il gomitino, quindi ha detto: senti, vai a pulire il brandy. Sì, padrone, quello è andato, si è fatto il goccetto. Così era una persona in giro in meno. Sì, ha svegliato il come si chiama. È entrato nel salone e ha trovato il corpo, quindi è stato lui nel salone a trovarlo. E mentre dormiva qualcuno gli deve aver tolto il bottone. Dopo aver ispezionato l'arma, ha dedotto che il lemure era l'assassino. Ha detto al maggiordomo di dare l'allarme. Ok, adesso sarebbe comodo leggere subito, prima di perdermi con altre cose, la deposizione del maggiordomo, che io non so come si chiama. Secondo voi qual è un nome da maggiordomo? Gideon? Gideon sta da maggiordomo, dai. Afferma che ha giocato con Ergin al mattino, ok, non è il maggiordomo. Si sono stufati e sono andati nella casa del tè. Ergin comunque mi sembra il nome più strano fra tutti, quindi penso sia quello. Scusa, non me l'ha preso? Ah, me lo farà prendere da qui. Suppongo sia il principe. Quindi il principe e questo qui, Gideon, hanno giocato a cricket, poi sono andati a bersi il tè, che profuma di spezie, e il principe ha le cose con le spezie, quindi torna. Il principe ha, come dire, concentrato l'attenzione della discussione. Beh, in realtà non dice della discussione. Comunque ha concentrato attenzione sul design della casa degli scacchi. Poi ha visto Lord Alistair Coso, eccolo il cognome.
parlare con il maggiordomo, ed è vero. Ha visto il signor Turner andare alla casa di scacchi e mandare via il maggiordomo. Sì. Ha visto questo mentre Ergin stava parlando di quanto è bella la casa degli scacchi. Poi ha visto Lord Alistair lasciare la casa degli scacchi e ritornarci poco dopo. Senti. Abbiamo detto questo è il nome. È difficile capire cosa dice. Probabilmente perché ha problemi con la nostra lingua. Afferma che tutto ciò che dice il signor Bell è assolutamente corretto. Voi siete la servitù, non avete potuto fare la partita a cricket, quindi Gideon, signor Bell, lui si è fatto la partita a cricket e poi è andato al tè. Il tipo l'ha drogato, per questo non ha assolutamente senso. Cioè c'è tutto il discorso del concentrarsi sul design della casa degli scacchi due volte. E questo vede il maggiordomo andarsene due volte, ma non lo vede arrivare due volte. Perché il muschio, il licheno, lemure, ti fa iperconcentrare su una cosa, perdi completamente la percezione del tempo e c'hai lo sbattimento compulsivo. Ma questo vuol dire che io non mi posso fidare di nulla di quello che c'è scritto qui. E il lemure ovviamente dice che tutto quello che dice il tizio che lui ha drogato è assolutamente corretto. E grazie al cavolo. Ma allora aspetta. Allora il complotto non c'entra nulla. È stato lui. Beh, se droga da qui è a due passi. Spero che il proprietario non mi abbia visto mentre stava piegato verso il tipo addormentato con la benda sull'occhio. Il proprietario non mi ha visto. Cioè, se quello era già drogato, il proprietario gli ha tolto il bottone per incastrarlo. Spero non mi abbia visto. Quindi tu eri qui. Perché? Tu hai drogato il coso per venire qui. Perché questo non è tuo. Questo te lo sei intascato.
questi invasori e ladri, ma l'opportunità per riprendere il nostro onore. Scusami, eh. Ha visto Lord Alistair lasciarsi nella casa degli scacchi poco dopo. Questo non dice nulla, non mi fa cliccare, non ci sono altre pagine. Questo non dice neanche il punto, il momento in cui ha sentito l'allarme. Cioè, questo è completamente sballato. Ma suppongo che lui è rimasto qui drogato. E il coso, dopo aversi, dopo essersi rubato, essersi ripreso il sigillo del suo clan, se ne è tornato lì per farsi l'alibi. E quindi ha assistito al coso che rubava il bottone. Senti, William afferma di aver piantato e prunato, non so cosa vuol dire in italiano, tutto il giorno i crisantemi, quindi il giardiniere ha visto il giovane gentleman e lo straniero andarsene dal campo di cricket, andare dietro la dimora. Sì, ovviamente torna perché i crisantemi qua. Sì, va bene. Non stai dicendo corbellerie. Poi di pomeriggio si è spostato al cespuglio di rose. Da lì ha visto Augustus lasciare la fontana intorno a mezzogiorno. Augustus, Lord, deve essere per forza coso. Intorno a mezzogiorno, perché Leo effettivamente l'aveva invitata a discutere. Non era specificato il fatto di trovarsi qui. Sei andato alla fontana a mezzogiorno, ha continuato a occuparsi delle rose finché non è stato dato allarme dal signor Hill, cioè maggiordomo. Podrick, che razza di nome è? Deve essere lui per forza. Afferma di aver servito Lord Alistair di mattina nella casa degli scacchi. Quindi sì, non l'ha portato lui, lo Sherry. No, si sono serviti da soli. Ok, quindi ci ha pensato lui a drogarlo. Servito Alistair di mattina, il suo padrone è arrivato, gli ha detto di sbarazzarsi dello sherry amaro che lui e Lord Leopold avevano bevuto, e poi ha detto di andare ad aiutare il signor Spade, il signor Pick, nel giardino. Bomba, tutto risolto. È
entrando in libreria per portare via i bicchieri, facendosi prima però un bel goccettino, questo ce l'aggiungo io, ha trovato Lord Leopold addormentato. All'improvviso, inspiegabilmente, gli è venuta sonnolenza ed è svenuto per via del suo debole cuore. Sì, certo, non perché è un ubriacone. È stato svegliato da Lord Leopold e gli è stato detto di dare l'allarme. Poi ha visto il cadavere nel salone. Scusami. L'ha svegliato ed è entrato nel salone. Beh sì, mentre magari quello si stava ancora svegliando. Cioè non sono entrati assieme nel salone. Ok, 36 su 36. Quindi il giardiniere era a giardineggiare. E il coso, quando è stato trovato, era in biblioteca. Non nel salone. In libreria, sì. Poi si è addormentato, non si è schiodato. Ok. Augustus Valentine è la vittima. È l'arma del delitto. Non c'è nulla comunque di letale tra sti veleni, quindi... Anche se sta cosa dei bicchieri è un po' strana, non è stato ucciso prima in qualche modo. Cioè, nel senso, questa non è una ferita per distrarre, è proprio morto per sta roba. Quindi... È davvero il boomerang? È quello che sembra. Il... È dove è stato ucciso... Deve essere il salone. Non ci sono scie di sangue, non l'hanno trascinato. Il giardiniere, supponendo che non si stia inventando robe per coprire il padrone. Padrone che ha condotto l'interrogatorio. Sì, ma sta cosa però è completamente folle. L'ha visto entrare alle 12. E comunque ci sta, supponendo che anche questo non sia un falso, ma secondo me poi sono troppe paranoie. Quindi sì, è morto, è stato ucciso qui, nel salone. E il corpo è stato trovato da Leopold. Corretto anche questo. Allora, secondo me... Questo è proprio il distrattore per antonomasia, perché tutto all'inizio punta contro di lui, il fatto del bottone, è troppo facile, troppo comodo. Anche il fatto che vogliono far sembrare che lui sta incolpando questo, è un depistaggio, come è un depistaggio il fatto che abbiamo capito che lui ha drogato questo per venire qui. Pure questo all'inizio ti fa pensare male. Però se fosse lui il colpevole sarebbe veramente rischioso utilizzare sta roba. In realtà potrebbe essere una mossa proprio da mastermind. Cioè, getto un po' di sospetti su di me, ma non tanto gravi che poi ci resto fregato. Giusto un pochettino in modo da far sembrare che qualcuno vuole incastrarmi. Però questo qui in realtà, secondo me, voleva solo rubare il coso. E infatti dice, spero che non mi abbia visto il tipo mentre era piegato. Che è lui, con tutti i discorsi che ha detto del bere, in realtà non ha bevuto. Lui l'ha drogato. Quindi, torniamo a qui, che ci sono stato un pochettino dietro, adesso proviamo a compilarlo insieme. Ma vi invito davvero a vedere quanto è scomodo. Pensate anche in italiano. Sarebbe in mattinata
persona, cosa, persona nel e a cioè che cacchio è sta roba? Nel frattempo nel boh, tizio, non lo so, Caio e boh, a cosa lemuriana dal boh, e nel che ne so, circa intorno a mezzogiorno, cioè è davvero davvero complicata. Anche quando hai capito o comunque ti sei fatto la tua teoria su che cosa è successo, è difficile andare a mettere i nomi per come il gioco vuole comporre il resoconto. Ok, comunque i colori delle caselle e delle parole ovviamente sono un aiuto, quindi ci vuole un pochettino, ma si può fare. Dunque, in mattinata James Turner ha drogato Leopold Coso nella libreria e ha rubato un bottone. Nel frattempo, nella casa del tè, Ptu ha drogato pure lui, il Gideon Bell, e ha rubato un sigillo lemuriano dal soggiorno. Sempre nel soggiorno, circa intorno a mezzogiorno, scusate il gioco di parole, James Turner ha ucciso Augustus Valentine e ha piantato, è l'unica cosa che ha senso comunque, piantato nel senso di messo, il bottone su di lui per incolpare e incastrare Leopold Blanchard. Dita incrociate? No, no, dai! Quadrava tutto. Due o più slot. Due o meno slot. In mattinata è lui che ha drogato lui. Non è stato il maggiordomo, l'ho escluso proprio prima, ho fatto quel discorso, nella libreria e ha rubato un bottone, punto. Nel frattempo, nella casa del tè, Coso ha... deve essere per forza questo scenario, perché col fatto che poi ci sono queste parole fisse, cioè queste le posso cambiare entro certi limiti e queste fisse mi fanno comunque un po' da guida. Quindi, nella casa del tè, Ptu ha drogato Bell e ha rubato il sigillo. Non c'entra niente la mazza, non c'entra una mazza la mazza. Ha rubato il sigillo dal soggiorno. Nel soggiorno, a mezzogiorno... A meno che... non sia stato lui ad uccidere, hanno fatto... Beh, qui sembra genuinamente sorpreso. Ma vabbè, tutta una messa in scena. Sono compagni di merende, quindi sì, sempre per sto discorso... politico, sì, si sono costruiti l'alibi. E quindi mentre lui prendeva il bottone, Coso giocava agli scacchi. Senti, fammi mettere il nome così vediamo subito se ci ho preso, se sto facendo discorsi a vanvera. Vabbè, sì, è sempre incorretto. Ok, ok, beh sì, ha senso. Col senno di poi, sì, sembra anche ovvio in realtà. Perché è casa del dottore e capiamo fin da subito, molto presto, che è stato lui a drogare. Quindi le attenzioni sono tutte su di lui. Però è anche vero che, ripeto, sono compagni di club di Boy Scout. Sono anche compagni di partito politico. Quindi hanno collaborato. Si sono fatti vedere in giro un po' l'uno e un po' l'altro. Quando quello era a rubare il bottone, lui era col maggiordomo a giocare a scacchi. Cioè no, a giocare a scacchi, ma nel senso era lì col maggiordomo nella casa dei scacchi. E quando lui è andato a uccidere,
James dov'era? Non lo so, in realtà, sta cosa forse non quadra del tutto. E poi scusami. Lei ha detto di aver visto Lord Alistair andarsene dalla casa di scacchi e poi tornarci poco dopo. Che è vero, adesso lo sappiamo visto che è stato lui ad uccidere. Quindi anche se questo era completamente ubriaco, l'ha visto andarsene e tornare. Ma complimenti al drogatello. Va bene, davvero interessante come scenario. Anche questo come tutti. Vediamo un pochettino. Addirittura c'è l'icona dell'idolo sto giro, di che si tratta? Avete dimostrato che mi posso fidare di voi. Ecco l'artefatto che ho tolto dal traditore Kin. Lasciate che vi mostri come funziona. Vedete, prendo il caldo da questo calice d'acqua. Poi cambio i simboli e uso l'idolo per dare quel calore a qualcos'altro. Ma c'è molto di più che l'idolo può fare. L'artefatto che ho tolto dal traditore. Che fine ha fatto, quindi? Accidenti, sta cosa ancora non mi quadra. Che Walter ha preso l'idolo in quella notte lì nella casa di Edmund e ancora non si sa che cosa è successo di preciso. Poi è passato del tempo prima di quella bevutina letale nel rifugio là a Hogwarts. In quel periodo lui si è fatto amico Lazzaro e anche David Goran, visto che poi l'ha aiutato. E poi Walter si è proprio fidato di Coso, gli ha dato l'idolo e poi l'ha tradito? Non lo so, chissà che roba ci sta dietro, forse non l'ha tradito e che lui se n'è voluto sbarazzare perché boh. Però poi ha rivelato a questi due una cosa così. Cioè, caspita. Loro adesso potrebbero tranquillamente sbarazzarsi di lui a loro volta. Eh sì, sta geggino di potere. Che continua la scia di morti che si lascia dietro. Beh, questa in realtà non è direttamente, non è una morte causata direttamente dall'idolo. Questa sì, dalla maledizione dell'idolo. Questa indirettamente. Qui Edmund a quanto pare alla fine è davvero morto. Anche lui che aveva messo le mani sull'idolo per un periodo è stato fatto fuori. Beh, qui è un incidente, una disgrazia. Non sappiamo che fine ha fatto Peter dietro le quinte. Ash, cioè David, ha anche lui toccato l'idolo quando l'ha recuperato. E non sappiamo se poi è morto. Willard ovviamente è morto. Coso è morto anche se è stato un incidente, quindi non è stata una morte brutale. Però è comunque la maledizione dell'idolo. E poi la prima morte non si scorda mai. Beh, in realtà sono due, perché sì, l'idolo ha causato la morte di Oberon Geller, ma poi anche quella del primo Cloudsley. Va bene, vedremo quali altre morti e misteri ci attendono negli ultimi tre scenari.